Compie 40 anni Ceccarelli Group, azienda friulana leader nel settore dell'autotrasporto nazionale e internazionale. Per onorare l'importante traguardo raggiunto, è stata organizzata ieri nella sede di Viale Venezia Udine una grande festa. Sono con Bernardino Ceccarelli che oggi celebra i 40 anni della sua azienda, partita esattamente 40 anni fa con due dipendenti e oggi? Oggi 168 dipendenti. Aprile del 69 io ero dipendente, dovevo decidere se tornare a fare dipendente da un'azienda di sempre i trasporti che mi aveva cercato oppure provare l'avventura di mettermi proprio. Ho optato per questa seconda soluzione, è andata bene, diciamo, con le fatiche e anche gli alti e bassi, per l'amor di Dio, in questi 40 anni, però diciamo che ce l'abbiamo fatta e oggi possiamo dire di aver consolidato un percorso importante. Senta, che 40 anni sono stati? Ma diciamo, sono stati 40 anni belli all'inizio, molto concreti, perché da quegli anni là era proprio la voglia di lavorare, la voglia di costruire, la voglia di inventare. Poi c'è stata la crisi degli anni 80, però poi dopo l'85 è tornato a riprendere un po' il mercato e così alti e bassi, poi abbiamo superato la crisi più lunga di questo secondo secolo del 2008, sono stati 10 anni lunghi, però in questi 10 anni di crisi noi siamo raddoppiati, siamo riusciti oltre che a risolvere questi anni di crisi, a superarli, però anche a crescere. E questo, insomma, ci ha fatto un po', ci ha aiutato. E l'azienda Ceccarelli ha pensato di celebrare questo anniversario con la performance del compositore Remo Anzovino. L'ha intervistato per noi Daniele Paroni. Sono nato, cresciuto e vivo a Pordenone, avendo insomma i genitori sangue napoletano, sono sempre stato convinto che l'unione del mio sangue, quindi del Mediterraneo che c'è nel mio sangue, ma di quelli che sono i paesaggi del Friuli, la cultura del Friuli, l'essenzialità della gente del Friuli sia stato proprio un meccanismo che ha formato il mio stile musicale, nel quale c'è una forma, un'eleganza che è proprio tipica proprio di certi paesaggi che amo profondamente il Friuli e nel quale io poi, diciamo, metto tutto il Mediterraneo che c'è nel mio sangue. Ci vuoi fare un regalo da cenare, magari all'ultima tua fatica? Faccio il tema che ho composto per il film su Van Gogh, Van Gogh tra il grande e il cielo, e questo è il tema principale del film. Grazie a Remo Anzovino.